Sedeva, guardava senza muoversi, senza staccare lo sguardo. Il suo pensiero passava dalle fantasticherie alla pura contemplazione. Non pensava a nulla, ma una sorta di angoscia l'agitava e lo tormentava. All'improvviso accanto a lui apparve Sonia. Gli si accostò con passo appena udibile e gli sedette accanto. Era ancora molto presto. La frescura mattutina non si era ancora smorzata. Sonia indossava la sua vecchia e povera mantellina e lo scialle verde. Il suo volto portava i segni della malattia. Era smagrito, pallido ed emaciato. Gli sorrideva con affetto e con gioia e, secondo la sua abitudine, gli porse timidamente la mano. Gli protendeva sempre, timidamente, la mano, a volte persino non gliela porgeva, come se temesse che egli potesse respingerla. Lui le prendeva sempre la mano con una sorta di repulsione, in genere la accoglieva sempre con stizza, alle volte taceva ostinatamente per tutta la durata del loro incontro. Capitava che Sonia tremasse dinanzi a lui e se ne andasse profondamente afflitta. Ma adesso le loro mani non si disgiunsero. Egli le lanciò un'occhiata rapida e di sfuggita, non disse nulla e abbassò gli occhi a terra. Erano soli, nessuno li vedeva. In quel momento la guardia di scorta si era voltata. Come accadde? Lui stesso non lo sapeva, ma all'improvviso fu come se qualcosa l'avesse afferrato e buttato ai piedi di lei. Piangeva e le abbracciava le ginocchia. In un primo istante Sonia si spaventò terribilmente e il suo volto divenne mortalmente pallido. Balzò in piedi e, tremando, lo guardò. Ma subito, in quello stesso istante, comprese ogni cosa. Nei suoi occhi risplendette una sconfinata felicità. Aveva capito, e per lei ormai non c'era più dubbio alcuno che lui l'amava. L'amava sconfinatamente, e che finalmente era giunto il momento. Volevano parlare, ma non riuscivano. Avevano le lacrime agli occhi. Entrambi erano pallidi e magri. Ma in quei volti pallidi e malati splendeva l'alba di una rinnovata, futura e completa resurrezione in una nuova vita. Li faceva risorgere l'amore. Il cuore di ognuno di loro racchiudeva infinite fonti di vita per il cuore dell'altro.